Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dispone una serie di risorse importanti per il mondo della scuola, dell'università e della ricerca. In particolare, tramite il lavoro del Ministero dell'Istruzione e del Merito, sono stati disposti fondi importanti per le scuole, sia per una serie di interventi infrastrutturali per le scuole, come per esempio la creazione di nuovi siti web, l'abilitazione al cloud, che per quanto riguarda la banda larga nelle scuole. La situazione attuale è che le scuole stanno andando molto bene rispetto al piano complessivo del PNRR. Rispetto ai traguardi strategici che abbiamo impostato con Bruxelles, le scuole sono in una situazione di anticipo, addirittura per quanto riguarda alcuni interventi, e sono in linea con gli obiettivi strategici per quanto riguarda altri interventi. Quindi si stanno potenziando le infrastrutture delle scuole e si stanno potenziando i servizi per gli studenti, per i docenti e per le famiglie. Il punto importante su cui dovremo lavorare nei prossimi anni sarà però sempre più quello delle competenze digitali. Quindi accanto a un'infrastruttura di base che abbiamo e che stiamo potenziando, dovremo continuare a investire sul piano delle competenze digitali e in particolare su competenze per i formatori e per gli studenti, in particolare su quelli che sono temi strategici come per esempio quello dell'intelligenza artificiale, quello del metaverso, quello delle nuove tecnologie su cui la scuola deve continuare a investire. Quindi certamente dovremo lavorare in questa direzione, ma sono certo che potremo avere successo.